Leggo sulla scaletta che Noi vi è avremmo adesso Marco anche. Stancati, forse sì, sono Eh quasi sì. le 5:30, penso che Marco possiamo collegarci Stancati. con lui. Ecco, Marco Stancati è il consulente per la comunicazione d'impresa, Tieni, scusami. Sì, è un consulente per la comunicazione d'impresa, ha curato numerosi eventi anche è stato nell'ambito il direttore sociale, è centrale stato dell'INAIL alla per Sapienza tanti di Roma, è anni, stato anche docente alla Sapienza docente, di Roma, assolutamente, è insomma, una ha persona che. tantissime esperienze, ecco, e ha sempre avuto un legame. Ecco, Eccolo qua, qui nessun dorma, buongiorno Marco Marco, Stancati. che la volta scorsa non è stato con noi per poco, qualche problema dalla Normandia. Dove stavi? Scusa, non mi ricordo, alla Norvegia, dove eri? In Svezia, dove eri? Aiuto. Ero in Normandia e Bretagna, Ah, vedi, avevo. niente, un La prima era buona. blackout totale prima, diciamo, di ripristinare i collegamenti. Marco Stancati, abbiamo un po' raccontato, insomma, tutte le sue molteplici esperienze. Ecco, qui siamo però per parlare di sicurezza sul lavoro, ma anche di prevenzione, che è uno dei punti di forza di AMNIL, e di sensibilizzazione. Insomma, sono tanti i linguaggi della comunicazione. Ecco, ci parli di questo, che è un po' la cifra, insomma, con cui lei unisce tutte le sue, diciamo, esperienze in questo ambito. Certo, io ho seguito gli ultimi 20 minuti della vostra trasmissione, quindi ho sentito Marinella fare riferimento a molte iniziative che sono state fatte negli anni. Io penso che dal 2000 a oggi, diciamo, c'è stato un notevole cambiamento dell'opinione pubblica per quanto riguarda il problema della disabilità, anche perché la disabilità, per esempio, ha cominciato ad andare in televisione in maniera molto più sistematica e con un atteggiamento più giusto, cioè meno sensazionalistico, meno pietismo. Io faccio riferimento, diciamo, a due episodi che ritengo molto importanti in questo aver contribuito a determinare un punto di vista diverso. Uno risale proprio all'inizio degli anni 2000 ed è un'iniziativa comune che fecero ANMIL e INAIL e riguardava il problema della disabilità che per la prima volta veniva trattato con il linguaggio della satira. Senza saperlo, ma poi, come dire, ci siamo trovati sulla stessa strada, sia Marinella sia io, che all'epoca ero responsabile della comunicazione appunto dell'INAIL, avevamo avuto l'idea di chiamare i grandi vignettisti italiani a parlare di disabilità con un linguaggio totalmente diverso e con un linguaggio coraggioso. Noi sappiamo che quando andiamo nel campo della satira andiamo su un terreno esplosivo, come anche recenti vicende appunto Esplosivo, dimostrano. esatto. Il fatto di uscire insieme con una pubblicazione comune nella quale della disabilità e con i disabili si poteva ridere delle mancate risposte della società fu fondamentale. Fu fondamentale, avevamo molte perplessità, sia lei che io, no, al momento appunto di uscire. E invece poi trovammo un alleato formidabile che fu Repubblica, che fu il primo, diciamo, che diffuse questo libretto che facciamo insieme, che si chiamava Ridiamo col punto interrogativo, nel quale, diciamo, dopo la vignetta di ogni grande firma della satira italiana c'era anche il dato brutto del problema al quale si riferiva, no? Parliamo di flessibilità, per esempio, nell'edilizia con la vignetta di Vauro, e sotto c'era poi il dato brutto degli incidenti appunto mortali di quell'anno, riferito appunto a quel settore. Ecco, questo, diciamo, determinò, poi io mi ricordo per esempio che intervenne anche Gianni Mura, un articolo di Gianni Mura che lodava questa iniziativa. Fu significativo perché voleva dire rompere le barriere psicologiche del linguaggio, che della satira della disabilità si poteva parlare solo in una certa maniera. Un altro episodio importantissimo, a mio avviso, fu proprio nel 2006, le Paralimpiadi invernali di Torino, quando Simone Azzori fece la sua performance all'inizio, quindi una ballerina disabile con una disabilità, diciamo, che non si può nascondere, perché ricordiamoci che la televisione a lungo, come dire, ospitava magari la disabilità, ma tendeva a non far vedere che tipo appunto di disabilità. Non tanto, diciamo, la performance di Simone Azzori nel contenitore specifico delle Paralimpiadi, ma di lì a poco tempo andò a Porta a Porta di Vespa, e questo secondo me fu determinante. Si rompeva un contenitore specifico e si entrava in un contenitore generalista, come dire,
È disabile. E quindi il ripetere per Simona Azzoni quella sua performance a Porta a Porta per me veramente è stato un momento di svolta, e da quel momento in poi, infatti, la disabilità è cominciata ad andare con più continuità e con più proprietà di linguaggio in televisione, e questo è determinante. Ho sentito prima Marinella che diceva: è importante che la disabilità si veda, è importante che la disabilità sia in giro, è importante che della disabilità si parli, è importante che si capisca che il disabile è esattamente uno come gli altri, con il quale non bisogna parlare per forza con un atteggiamento diverso perché lui ha una diversità. No, la disabilità trova riconoscimento nel momento in cui i nostri comportamenti sono del tutto normali nei riguardi appunto della disabilità, e capire che, come dire, è un pezzo, una parte della vita. Il terzo episodio importantissimo, secondo me, è stato avere, diciamo, uno sportivo come Zanardi, che ha fatto, diciamo, della sua vicenda una vicenda totalmente pubblica, e ha fatto soprattutto della sua vicenda una vicenda totalmente pubblica, spiegando come se ne esce da questa cosa e come si affronta la vita con la consapevolezza che si ha quella disabilità, ma si può riprendere tutta la qualità della vita possibile. Zanardi oggi, forse qualcuno lo dimentica, ha 50 anni e continua a fare quello che fa nelle Paralimpiadi, ma soprattutto è diventato anche un uomo di successo al di fuori del suo campo. È un noto conduttore televisivo, conduce benissimo quelle trasmissioni, fa dimenticare completamente che lui parte da una condizione diversa. Beh, anche Ecco, questi capace sono. di togliersi le protesi, diciamo, in televisione e fare vedere, insomma, che si muove anche senza, cioè sì, io ho visto uno spot in cui lui proprio si spoglia completamente degli arti e comunque ci fa vedere che la sua vita domestica continua con ricchezza anche senza le gambe, insomma, quindi. Assolutamente, cioè può essere una vita totalmente piena, questo è l'aspetto importante e fondamentale. Ecco, quindi per me sono episodi che hanno modificato il modo di guardare appunto alla disabilità, e sono assolutamente fondamentali. Ecco, quindi c'è un problema di comunicazione anche, perché la comunicazione passa anche attraverso il linguaggio che noi usiamo, ma anche gli occhi di chi guarda, e quindi e anche diciamo, il fatto di fare vedere finalmente le cose, come diceva prima anche Marinella, insomma, come lei ha ripreso. Quindi. Assolutamente, assolutamente sì. Quando parliamo di comunicazione sociale, il problema del linguaggio diventa importantissimo. Quando parliamo di campagne di sensibilizzazione sociale, abbiamo avuto negli ultimi giorni, per esempio, come dire, tutta la polemica per quanto riguarda il Fertility Day, no? Lì Sì. siamo partiti da ottime intenzioni, e purtroppo, ottime intenzioni e problemi reali, molto reali, l'Italia è il paese che procrea di meno in Europa. Ma era tutto così stonato, però, almeno per noi che abbiamo assistito, insomma. Esatto. Però il problema che noi dobbiamo fare, Note perché il problema scordate. non nasce con quella campagna, nasce molto prima. Purtroppo la pubblica amministrazione da qualche anno, in questo regime ormai continuo di 8 anni di spending review, di revisione della spesa, di contenimento della spesa, quali sono le cose che taglia per prima? Taglia informazione e taglia in comunicazione. Oggi la PA ha sempre meno strutture della comunicazione e pensa poi di risolvere il problema affidandosi ogni volta a qualcuno all'esterno chiave in mano. I risultati sono questi, purtroppo, cioè non può essere un ministro, non può essere lo staff di un ministro che decide se si è trovato il taglio giusto. Ci vuole della gente competente all'interno. Il fatto che l'università, per esempio, in tutti gli anni 2000 ha sfornato tanti comunicatori anche bravi, ma il resto della pubblica amministrazione poi non l'ha assunti perché non si sono fatti concorsi. Non esiste un profilo di comunicatore all'interno della pubblica amministrazione. Sono quelle contraddizioni che poi determinano che non c'è una professionalità sufficiente nella pubblica amministrazione per capire come parlare e come portare certi temi all'attenzione del pubblico. È quello che, diciamo, come dire, la pubblica amministrazione dovrebbe capire, che non c'è un che cosa senza un come, non c'è un contenuto se quel contenuto non lo sai porgere, e soprattutto se non lo sai di volta in volta modificare in rapporto al pubblico che vuoi raggiungere. Quindi più che il problema dell'attuale ministro appunto della salute, è un problema della pubblica amministrazione che è sempre meno attenta
attrezzata per affrontare temi di questa portata e che richiedono un'enorme sensibilità e per i quali andrebbe cercate più alleanze quando si fanno queste cose, non pensare di risolvere un problema di quella portata come il fertility day, con, diciamo, con un'immagine nel quale una tizia con fare aggressivo dimostra una clessidra. Il messaggio che passa è diverso, insomma, a Roma è stato interpretato in termini, come dire, molto country, che non si possono riferire, no? Una che ti mostra una clessidra e ti sbriga di fare un qualche cosa, quel qualche cosa non era il nocciolo del problema, ma diventava tutt'altro. E, certo, anche noi quest'anno per la giornata abbiamo una clessidra, però non c'è tempo da perdere, dicevamo, però sulla sicurezza non perdiamo altro tempo. Quindi, Stancati, ma parlando di Amnil, ecco, quali sono altre iniziative che lei può suggerire a questa associazione per poi poter, insomma, continuare a veicolare il messaggio, insomma, che è stato in tanti modi proposto. Allora, la mia è veramente un campionario di iniziative di tutti i tipi, di tutti i linguaggi, veramente potrei dire che la democrazia ne ha fatte di tutti i colori, nel senso buono del termine. Ne abbiamo fatte, diciamo. Ha fatto anche notte alcune, scordate, alcune, però alcune ad hoc. Tempo le abbiamo fatte anche insieme, sicuramente. Tanto. Allora, secondo me l'importante è questo. Uno, lo sport, credo, non credo di sbagliarmi, mi pare che l'Anmin tra l'altro ha vinto il campionato italiano in bike, no? Sì, lo sport è un veicolo formidabile di promozione appunto di questa iniziativa. Vedete per esempio il successo, diciamo, delle Paralimpiadi. Forse lui ci ricorderà che c'era un periodo nel quale le Paralimpiadi andavano in un contenitore alle 2 del mattino, registrato, cose di questo genere. Sì, sì. Oggi i media nazionali non fanno più così, li trasmettono spesso addirittura appunto in diretta. Sì, sì. Vedere una partita di basket in carrozzina, c'è un agonismo incredibile e si diventa tifosi in un istante praticamente, no? Quindi tutto questo è fondamentale. Iniziative del genere, di quelle che sono state fatte per esempio il calendario insieme appunto a Miss Italia, vuol dire cioè utilizzare un fenomeno che potrebbe essere meramente solo appunto commerciale e farlo diventare invece un veicolo di un messaggio sociale fortissimo. Quindi sul piano delle iniziative ho pochi consigli da dare, perché veramente sono state esplorate tutte le possibilità e giustamente vengono rilanciate ogni volta. Io dico che quella che è importantissima è la politica delle alleanze, che lo so che è una cosa difficile, cioè quanto più queste cose si fanno avendo come partner un'istituzione, la pubblica amministrazione, una grande impresa, contribuisce a dargli una notorietà, cioè le cose da sole non si riescono mai a fare bene, no? Perché giustamente l'ottica dell'AMI è quella di affermare lo scopo di quello che fa la sicurezza sul lavoro, non il brand Amnil. Il giro d'Italia che è stato fatto appunto di recente, no? Attraversando veramente tutta l'Italia, era importante perché questo ha richiesto un'alleanza con gli enti locali, ha richiesto un'alleanza con i comuni, e tutto questo dà poi una visibilità tangibile, nel senso che le persone andavano ad accogliere poi vicepresidente dell'AMIL che girava appunto per l'Italia, e quindi entrare in contatto, diciamo, appunto con la disabilità è, per il discorso che dicevamo prima, assolutamente. Ma alleanza anche con la TGR, adesso avremo in collegamento fra un'ora Giuseppina Paterniti, insomma il vice direttore della TGR, ecco, la testata regionale, è vero Marinella, ha seguito questo giro, questo tour in tutte le sue tappe, insomma, quindi sì. Ma la visibilità, Marco, che è una persona di cui ho una stima infinita, veramente, perché ci siamo conosciuti, stimati, e abbiamo portato avanti veramente con successo, ma prima c'era anche amicizia e condivisione nelle cose, quindi devo dire che aver visto in quello che in quel momento, quando era appunto direttore centrale della comunicazione dell'INAIL, un ente pubblico che riusciva ad andare a braccetto con la ONLUS, quindi proprio con chi il problema lo viveva, era una, come dire, una simbiosi di intenti, consentimi di
insistere su questa importanza del momento che c'è stato, Marco, che oggi è un po' sfumata, quantunque devo dire che finalmente l'INAIL ha cominciato a prendere questa medesima via anche da sola, però era non facile, non c'erano altre esperienze e situazioni come quelle, no? Io Guarda, non... non è mai facile il rapporto con l'istituzione perché l'istituzione ha mille vincoli e ha mille, come dire, preoccupazioni appunto psicologiche, no? Anche nello scegliere appunto un partner. Però, come dire, le modalità poi d'incontro bisogna assolutamente trovarle perché lo scopo comune è talmente forte, l'INAIL e l'AMIL esistono per la stessa cosa se tu ci pensi. Sì. E quindi questa cosa deve far trovare poi anche tutti i linguaggi e i territori di possibile collaborazione. E Certo. sono sicuro, diciamo, che succederà, anche perché è indubbio, noi possiamo registrare, se tu guardi qual è la sensibilità oggi dell'opinione pubblica nei riguardi del tema di disabilità e com'era 15 anni fa, insomma ti renderai conto che Assolutamente. veramente di percorso non è stato fatto. Chiaramente Beh, io... poi niente è mai appunto definitivo. Tutto va acquisito appunto giorno per giorno, ma io ogni volta che aprivo fino a qualche giorno fa la televisione e vedevo una diretta appunto delle Paralimpiadi, ecco, guardavo con una certa soddisfazione alle cose che ero riuscito a fare nella vita, voglio dire, no? Perché un pezzettino, un contributo a questa sensibilità, sentivo appunto di averla portata. Beh, E figuriamoci quello che può dire l'AMIL, diciamo, se mi è permesso da questo punto di vista. un riferimento personale, quando io ho conosciuto Amni ormai parecchi anni fa, insomma, e non conoscevo, insomma, i contenuti, la Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, pensavo la classica associazione di persone, diciamo, che vivevano situazioni di disagio, e poi invece mi sono resa conto che Amni era, diciamo, un vulcano di iniziative che apparentemente non avevano niente a che vedere con l'handicap, ma che invece dal spettacolo teatrale al concorso cinematografico, alle iniziative sportive, erano praticamente veicoli concreti di messaggi che finalmente poi riportavano queste persone alla vita vera, insomma, e quindi Brava, è e questa è stato... guarda, è una constatazione che fanno tutti, cioè ogni volta che incontrano l'AMIL o comunque la disabilità si rendono conto di quanta energia c'è lì dentro e con quale, come dire, serenità e allegria appunto fanno queste cose. Accostarsi appunto alla disabilità non vuol dire accostarsi soltanto a un mondo che ha un grande problema e alla sofferenza, vuol dire accostarsi a delle persone che hanno delle proposte Grandi e che risorse. soprattutto grazie agli sviluppi della tecnologia oggi sono pienamente integrate col resto del mondo. Ricordiamoci sempre che soprattutto per quella disabilità che incide molto sulla mobilità, oggi la tecnologia ha dato a queste persone, gli ha aperto letteralmente il mondo, le ha messe in connessione col mondo, il che vuol dire che le ha messe in condizioni di partecipare e di trovare soluzioni. Una cosa che le persone dimenticano spesso che alcune conquiste tecnologiche, per esempio nell'usare i device mobili o i device appunto fissi, derivano dal fatto che erano stati inventati all'inizio per facilitare il lavoro e la connessione di persone che avevano delle disabilità, come per esempio l'attivazione vocale, tanto per dirne una appunto, no? E poi sono diventati strumenti tecnologici a disposizione di tutti. Certo. Questo per dimostrare come la disabilità può contribuire a qualsiasi forma di progresso anche tecnologico. Certo. Beh, noi speriamo di poter continuare sempre meglio a percorrere questa strada e che queste anche cifre di comunicazione, questi linguaggi siano sempre più condivisi, insomma, anche perché in fondo la vita deve essere vissuta bene da tutti, è patrimonio di tutti e deve essere anche piacevole per tutti, insomma, quindi noi vogliamo riscoprire anche questo gusto del divertimento, della piacevolezza, dello Beh, stare tocco tanto insieme. Gardaland, no? Poco fa, quindi Sì, anche quello. ma anche insomma, queste notti che condividiamo insomma, su temi Certo. importanti, però anche con il sorriso, insomma, perché poi bisogna affrontare anche la vita, insomma, nella consapevolezza, ma anche insomma, con un minimo di ironia che ci consente poi anche insomma, di non prenderci troppo sul serio, insomma, perché altrimenti diventa tutto insormontabile e pesante. Invece noi dobbiamo trovare Certamente. degli strumenti comunicativi che ci consentano anche in maniera chiara, diretta,
sempre consapevole però di insomma, sdrammatizzare un po' anche quelle che sono le situazioni più difficili da affrontare, insomma, perché i Certo. problemi esistono per tutti, insomma, abile e disabile, quindi noi vogliamo vivere con un pochino più di leggerezza, che non vuol dire Superficialità. superficialità, insomma, ecco, tutto qua. Indubbiamente. Allora, Marco, grazie grazie. davvero. Grazie E noi abbiamo un appuntamento qui di nuovo la notte del 24, ma in realtà è nell'arrivo a voi. Devo riguardare dell'alba del l'agenda? 25, Sì. che è tra lunedì e Sì. martedì, no? Di il prossimo Ho il ottobre. telefono nascosto qua sotto perché se vibra sul tavolo è un disastro, per cui l'ho appoggiato lì, però insomma sì, il calendario dice questo, no? Che tra Quindi il... se ti andrà di essere con noi, siamo veramente D'accordo, contenti. vedremo, consulto l'agenda Da se è località possibile, molto raggiungibili, volentieri. magari non la Normandia, vediamo. Comunque, Ok. grazie intanto, grazie a Marco Stancati Arrivederci, per... buon proseguimento. e buona Grazie, giornata. a te buona giornata, ciao.